2. Eccoci, oggi ecco, siamo a Parenti, al settimo tappa del nostro viaggio tra le squadre della capitale prima categoria calabrese, Girone C. Allora, oggi abbiamo il nostro ospite, Lorenzo Stranges, di Confrenti, allenatore di lunga data, esperto. Senti, il campionato è già iniziato, domenica avete vinto contro la Terina 1-0. So che è una partita non molto facile, anche perché ho parlato con Gabiddu e mi ha detto insomma che il Parenti ha meritato sinceramente poi la vittoria, anche se dice che loro avevano sbagliato all'ultimo minuto, con Filandro hanno sbagliato il pareggio. Comunque, Vanda Giancio, io adesso vorrei chiederti una cosa, cosa ti ha fatto scegliere quest'anno di venire a Parenti, caro? Cos'è? Forse la montagna, l'aria fresca, magari il progetto, ecco. Diciamo che avevo scelto lo scorso anno di venire a Parenti e quest'anno è stata solo, diciamo, la prosecuzione di quel lavoro, anche se è venuta... La scelta è stata sofferta perché ci sono stati molti problemi a livello dirigenziale, si è partiti con un, diciamo, con un progetto tra virgolette nuovo, fortemente voluto da un consigliere, da Pietro Mele, che ha la delega allo sport, e quindi mi ritrovo di nuovo qua soprattutto per merito suo e dei ragazzi con cui avevo tanta voglia di lavorare, diciamo. Senti, io volevo chiederti, quali sono le... so che l'anno scorso è finito un po' male, nel senso che so benissimo che con la vecchia dirigenza il Parenti non si presentò alla finale contro l'Aprigliano per la promozione, però quest'anno credo che avete anche una voglia di rivincita, credo, anche perché certamente l'anno scorso non... per motivi magari politici o quello che sia, credo che ora c'è uno sport e queste cose non dovrebbero mai accadere, credo, io ho il mio parere, poi giustamente poi tu puoi dire anche il contrario, ma tutto rispetto per Parenti, che so che è un'ottima squadra, anche c'è un'ottima dirigenza, anche un ottimo, vuol dire, feeling tra i giocatori, perché è una squadra semplice e so che insomma ci mettete del vostro anche per di tasca per far andare avanti questa squadra, ecco, dico. Tu quali sono le tue aspettative per questa squadra? Ecco, dopo la bella vittoria di domenica contro la Terina, cosa ti aspetti? So che ancora siamo all'inizio, giustamente è inutile fare proclami. Ecco, ecco. Come giustamente ha detto il mio collega Gabiddu, sì, la partita di domenica è stata molto sofferta. Grande merito della Terina che è venuta a giocarsi la partita a viso aperto, mettendoci per tutta la partita in difficoltà. Io non vedo una vittoria così meritata, onestamente. L'inerzia della partita è stata a favore nostro, abbiamo avuto, per fortuna abbiamo trovato l'episodio che ha sbloccato la partita, però se fosse venuto il pareggio non ci sarebbe stato nulla da dire. Di nuovo merito a loro, anche per la sportività con cui hanno accettato poi la sconfitta. E poi dirti, qual è il modulo che tu prediligi in campo, sinceramente? Non c'è un modulo che prediligo. La squadra è completamente cambiata rispetto allo scorso anno, sono rimasti in 2 o 3, e sono ancora, diciamo, in una fase di studio dei miei ragazzi, perché è cambiato completamente tutto, sono cambiati gli under, sono 2 o 3 persone che sono rimaste dallo scorso anno, quindi parlare ora di modulo è un po' prematuro, vorrei imparare a conoscere meglio i ragazzi e cercare di metterli poi nel... Ma diciamo che tu non basta parlare agli avversari che si incontra, uno gioca... No, questo non mi piace nemmeno, giocare in base agli avversari, piace giocare in base alle caratteristiche dei miei giocatori, non in base agli avversari, giocheremo nel modo, secondo me, più congeniale per le caratteristiche dei ragazzi. Senti, come giudichi questo girone un po' mescolato, Vibo, Reggio Calabria? Non ho nessuna idea di come possa essere questo girone, conosco qualche squadra, soprattutto quelle dell'Ametino, le altre per me sono assolutamente sconosciute, certamente da quello che si dice, perché non lo so com'è
sembra sia un girone un po' più duro dal punto di vista agonistico. Non so chi sono le squadre pronte per salire. Vabbè, comunque si parla della Loreana, che ha vinto 3-2 domenica in una partita combattutissima col Borgia, e anche il Pieragrati, parlavano del Pieragrati anche che domenica ha perso, però parlavano di queste due squadre per una, come prime squadre che si erano rinforzate. Manca la Prigliana, perché vuol dire la cosa è andata in finale. Sì, a Fronti, penso sì. Anche lo stesso Maida, che ha fatto la squadra. Ha fatto una squadra, no, le squadre di Lamezia, sia il Pianopoli, il Maida che il Front, penso siano tutte e tre belle squadre. Noi il Pianopoli un po' di meno, perché diciamo ancora sono, come dire, sono, però conosco i ragazzi, conosco bene, conosco il mister, faranno anche la loro parte. E diciamo, noi dobbiamo un po' resettare quello che è successo lo scorso anno, dimenticarci dello scorso anno, perché c'era un altro contesto, un'altra squadra molto più esperta. Invece qua i ragazzi sono molto più giovani, la squadra è più inesperta e è al momento un po' più debole. Però io spero che col lavoro e con la loro voglia si possa colmare questo gap rispetto allo scorso anno. Va bene, Lorenzo, io ti ringrazio, sei stato gentilissimo con noi, e ci sentiamo alla prossima, ci sentiremo le domeniche, perché poi vi chiedo scusa. Allora, oggi con noi anche il nostro difensore del Parenti, Luigi Rossi. Luigi, sembra tu sei uno dei vecchi oppure insomma sono dei nuovi? Diciamo che per questa squadra sono nuovo, ho giocato un po' in giro per la Valle del Sabuto, e quest'anno, visto questo nuovo progetto qua a Parenti, puntano sui giovani, a fare una squadra con molte persone del nostro paese, ho deciso di aggregarmi a questo gruppo, fantastico gruppo, e per giocare per il mio paese finalmente dopo tanti anni. Senti, allora siete parenti? Sì, sì, sono parenti. Ecco, ragione di più per giocare in casa. Volevo chiederti, Luigi, una cosa, ecco, come vede la squadra? Cioè, vedete l'altro giorno una partita contro la Terina domenica, come giudichi tu e l'altro, la preparazione della squadra? Ecco. Allora, la preparazione della squadra, diciamo, procede bene, siamo a un ottimo punto, anche se possiamo e dobbiamo migliorare tanto, perché tanti sono i ragazzi giovani, quindi puntiamo molto su di loro, sulla loro crescita, e il gruppo è un gruppo abbastanza ampio, con ragazzi simpatici e soprattutto molto forti, e quindi speriamo di migliorare ancora di più. La prima partita è andata bene, abbiamo vinto 1-0 senza rischiare tanto contro la Terina, una squadra che reputo molto forte, però il cammino è ancora lungo e la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta: allenamento, sacrificio e seguire le direttive del mister. Senti, sono 5 anni che siete in prima categoria, siete sempre la squadra, diciamo, di Milano. L'anno scorso arrivaste fino alla finale, poi purtroppo per motivi, diciamo, non sportivi, politici, insomma, non giocaste la finale contro la Prigliano, che poi insomma, vedi com'è finita. Quest'anno, ecco, quali sono le vostre aspettative? Le vostre aspettative sono di fare un bel campionato, sempre con la speranza di poter ripetere quello che c'è stato negli altri anni, perché lo dico ancora, i ragazzi che ci sono nel nostro paese a Parenti sono ragazzi molto validi, sì. E questo è il nostro punto di forza. Quindi puntiamo a crescere piano piano e speriamo di fare lo stesso degli altri anni, raggiungere una salvezza tranquilla e poi non si sa mai, anche togliersi qualche soddisfazione. Come giudichi questo girone? Un po' anomalo, c'è le squadre Cosenza, Reggio, Vibo, Catanzaro, cioè, parlano bene della Lauranese, parlano bene anche del Pianegrati, anche se domenica ha perso contro la Pugliano, anche la Pugliano è un'ottima squadra, l'anno scorso era andata pure in finale. Ecco, tu chi vedi bene in questo girone, anche se parlo per quello che sai? Ecco. Sì, sì, Paolo, per quello che sai molto poco, perché in effetti questo girone è un po' strano, troviamo delle squadre che in carriera non avevo mai incontrato, quindi non so bene le qualità di queste squadre, però so che la Prigliano è una squadra molto forte, perché ha tanti giocatori che sono rimasti dagli anni passati, poi il Pennegrati è una piazza sempre che ha dato tante soddisfazioni, anche se questa falsa partenza, il derby, forse hanno subito un po' di tensione, e poi parlano molto bene appunto della squadra che avete detto voi, l'Oranese, che domenica ha vinto anche con difficoltà contro il Borgia, ma diciamo, sì, che se non avremmo partita da lì. È un campionato dove si vince, sì, le qualità in campo devono essere buone, però ci deve essere anche tanto allenamento, ormai il calcio è cambiato,
basta anche si può sopperire alla mancanza tecnica anche con una buona dose di allenamento, di corsa e tutto. E noi è questo quello che puntiamo. Senti, a fare. Senti Luigi, ultima cosa. Sì. Quali sono le aspettative della tua squadra? Insomma, tu come da dentro come vedi la. I ragazzi li vedo molto motivati, sono ripeto, abbastanza contenti, entusiasti, soprattutto ripeto i ragazzi. E poi noi speriamo di fare bene, di salvarci presto, di ottenere una salvezza sicura già prima delle ultime partite. E poi, ripeto, il calcio, la palla è rotonda, quindi possiamo anche sperare in qualcosina di più. Va bene, grazie Luigi. Grazie a te. Arrivederci. Ecco, abbiamo con noi anche quest'oggi Parenti, l'autore del gol che domenica ha permesso a Parenti di battere la tarina. Allora, Gallo Giovanni, giusto? Sì, sì, ecco. Sì. Gallo, come ti trovi in tutto questo Parenti? Sembra già che sia iniziata bene la tua avventura. Sì, sì, è iniziata bene la mia avventura, infatti domenica ho segnato il mio primo gol. Spero che andrà bene quest'anno, sono convinto che andrà bene. Ma tu sei uno dei nuovi arrivi, insomma, sì? No, c'ero anche già l'anno scorso. Ah, ho capito. Sì. Come giudichi il vostro mister Strandis? Il mister, innanzitutto, prima di essere un grande allenatore, è una persona eccezionale, mi sta imparando molto. Ci sta insegnando tanto. E devo dirle grazie per avermi insegnato di... Insomma, di vabbè, giocare. Senti, un'altra cosa volevo chiederti, ma come giudichi il livello di preparazione della squadra al momento? In scioltezza, in tutto, e come? Adesso siamo un po' imballati perché abbiamo fatto la preparazione da poco, ma piano piano ci stiamo sciogliendo e andiamo sempre più veloci. Senti, come giudichi il girone della vostro? Il girone sembra abbastanza equilibrato, la squadra del Regino, del Cosentino, oltre a voi due, altre due squadre, del Regate Aprigiano, e in più anche la squadra come la Loreana, che dicono sia la favorita del torneo. Ecco, tu ecco, come vedi il Parenti in questo contesto? Allora, innanzitutto c'è da dire che è un girone abbastanza difficile, ci sono piazze abbastanza difficili che noi non conosciamo, a parte Apriano e Pienecrati. Però credo che il Parenti potrà fare benissimo, perché siamo un gruppo eccezionale e secondo me faremo un bel campionato. Va bene, grazie Giovanni, sei gentilissimo. Allora, Fabio Guzzo, presidente della SD Parenti, per Interforze Città di Mario. Allora Fabio, benvenuto al nostro sito, alla nostra famiglia di Interforze Città di Mario, e oggi parliamo del Parenti. È la nostra settima tappa del nostro viaggio, che il giro per il ritiro della Calabria, della squadra di prima categoria, la base girone C. Oggi siamo stati visitati al tuo allenamento, sappiamo che tu non c'eri, però ci siamo poi incontrati dopo e vabbè lo stesso. Ecco, abbiamo visto insomma una squadra molto, molto amalgamata, i ragazzi vanno bene, anche il mister abbiamo visto si impegna molto, insomma ci stanno sana come gli altri anni, perché io in realtà vi conoscevo già quando eravate in seconda categoria, quando l'anno che siete saliti in prima, insomma eravate già una squadra insomma in ascesa, e infatti il fatto che in questi anni avete fatto sempre i campionati in prima categoria all'avanguardia vuol dire che è una città sana, dove insomma è bello insomma vedere lo sport. Poi giustamente ho detto anche l'amico, il dirigente Mele, che tutti i Parenti, i giocatori hanno ancora più soddisfazione e più orgoglio. Ecco, tu come vedi quest'annata, questo Parenti, insomma, sei contento di come vanno le cose, oppure secondo te potrebbe andare meglio? Ecco. Ma innanzitutto grazie per quanto riguarda questa intervista e buonasera. Guarda, le nostre ambizioni non è che siano per fare un campionato con i piani alti della classifica, no. Siamo partiti prima di tutto siamo partiti bene, meno male che ci è stata anche un pochettino la fortuna dalla nostra parte. Sono subentrato come presidente perché ne sono orgoglioso, prima di tutto per quanto riguarda il paese e soprattutto per i ragazzi, perché sono dei ragazzi eccezionali.
E io, essendo che frequento molto questo paese, ero doveroso a prendermi questo incarico da incaricatore di presidente. Niente, la squadra a me mi piace, cosa vuol dire? Poi a volte al calcio ci vuole fortuna, oltre che avere dei meriti per poter vincere un campionato. Speriamo che arriviamo in alto come l'anno scorso, anche se sarà difficile ottenere quei risultati, però noi ci proviamo sempre a migliorare, perché le forze sono sempre queste. Bisogna sempre avere il meglio e dare il massimo per effettuare un bel campionato. E niente, cosa vogliate che vi possa dire? Abbiamo vinto la prima, sperando che ci siano tantissime vittorie, di proseguire questo campionato, soprattutto con lo spirito principalmente di un divertimento, non per andare per vincere. Affrontiamo le partite giornaliere, settimanale, con la forza di avere una famiglia più che altro, non dei giocatori, perché oggi come oggi si sa, con tutta questa crisi non si possono mantenere degli impegni con i giocatori, specialmente se sono giocatori di fuori. Noi abbiamo la fortuna che abbiamo un bel gruppo del paese che amano questi colori sociali e vogliono lottare ancora tutt'oggi con questo colore sociale giallo-verde dell'US Parenti. Fabio, parlaci un po', io anche un po' di questo Parentico. Come nasce questa squadra? Come che originale, vedere quanto è che c'era il Parenti? Ecco. Se ricordo bene o se non ricordo male, diciamo che sono oltre il 77 del 78 che nacque i Parenti, con questo spirito, dove è nata la terza categoria, cioè dei gironi bassi. Frequenta questo livello un pochettino alto dilettantistico, che sono 4-5 anni più o meno. 3 anni che è la prima categoria grazie a un ripescaggio, poi venendo dalla seconda categoria sempre facendo bei risultati, bei campionati, soprattutto vincendo anche le coppe disciplina, andando diciamo fuori casa e in casa, una grande accoglienza alle squadre avversarie, qualora che io amo soprattutto questo spirito di passione nel calcio. Senti, come giudichi questo girone un po', forse diciamo con la squadra anomala, perché abbracciamo tutta la Calabria, tranne il Crotone, diciamo, abbiamo squadre di Reggio, di Cosenza, Lametina, Catanzarese, insomma, anche Vibonese. Come giudice, è un giorno abbastanza equilibrato, anche domenica, insomma, sono viste anche le partite insomma, anche il Borgia che doveva essere una promossa, ha messo in difficoltà la Varese che sembra la numero uno come favorita, ecco. Tu come giudichi questo contesto con il Parenti, come lo collochi pure, ecco? Beh, ci sono tantissime squadre nuove che ho tanta voglia di vederle, farci, anche soprattutto farci conoscere. Le trasferte sono abbastanza lunghe, non mi aspettavo di subire un pochettino questo danno per la società Ussi Parenti, perché noi affronteremo molte difficoltà a proseguire questo campionato con delle trasferte molto lunghe, e si sa, poi purtroppo dei ragazzi, degli under, che purtroppo dovrò fare molti sacrifici per portarli lontano dal paese e soprattutto da quando escono da scuola. Non mi aspettavo questa penalità, non lo so il perché, io adesso sinceramente sono un po' rammaricato. Già è un pochettino dura avere il girone cosentino, poi figuriamoci. Si dice questa è una polemica con la Lega, perché gli ha fatto insomma, sì, giocare con uno squadra. Sì, un po' di polemica, un po' di rammarico ce l'ho, perché sì, siamo stati penalizzati forse perché l'anno scorso non abbiamo effettuato la finale del campionato per quanto riguarda i playoff. Ma sì, io sono spensato come è successo. Io francamente posso dire che ai vecchi dirigenti io gli do 10 lode che non si sono presentati, perché l'US Parenti gli aspettava la partita di giocare in casa, non fuori casa. Tanto di rispetto per quanto però diciamo questo, io dico, voglio dire questo, però bisogna anche dire una cosa, cioè, per fare capire per chi ci segue. Lì ci fu un decreto perfettizio, a parte il fatto poi che forse avranno pure sbagliato, magari come hanno posto, però se il prefetto stabilisce che non si deve giocare a Parenti, la Lega non può fare altrimenti, non si può mettere contro la perché, capisci cosa vuol dire? Poi normalmente avete anche ragione, perché giustamente voglio dire, eravate prima, magari si giocava in un altro momento, magari ti aspettavano a giocarla, si recuperava dopo, però giustamente i tempi erano quelli, però. C'è cioè, questo qua, che il presidente Milano, che ci parlava direttamente allora, perché faceva una notizia sul sito, non so se tu l'hai sentito, c'era Gian Carmine allora, sì, calabrese, e mi disse personalmente che lui non poteva altrimenti perché era un decreto del prefetto, cioè
non dicendo che poi uno ha dato ragione, però sappiamo che il prefetto è quello, non è che possiamo dire no, ce ne fischiamo. Però adesso voglio dire una cosa, adesso quest'anno quando giocherete della Trotta Perigliano Parenti durante il campionato, si ripresenta la stessa problematica al suo voto, cioè, perché vuol dire come quando c'è la finale dice uno non ci vuoi giocare, poi quando c'è il campionato ci vuoi giocare, allora quello lì sarebbe forse lì poi da condannare eventualmente, capisco che vuol dire. Sì, questo lo capita pienamente, capisco il vostro, diciamo pienamente la vostra affermazione, però io voglio dire una cosa, sì, che sì. Se il prefetto aveva dato questa delibera di giocare fuori dai muri dell'US Parenti, fuori diciamo dal paese parentese, si doveva anche informare come era stato ospitato l'Aprigliano sia all'andata che al ritorno. Io penso che l'abbiamo ospitato con tanto di cappello, poi naturalmente con tanto di cappello l'Aprigliano ha fatto una richiesta che avevano 300 tifosi a seguito, ma il prefetto che ha fatto questa delibera, questa, diciamo dato questa ragione a giocare, sì, a Montalto, si è informato che poi a Montalto dell'Aprigliano sono andati 3 tifosi, forse il nipote o la nipote o il nipote del nipote, a una finale di playoff sono andati 3 persone, se andava a Parenti ce ne andavano 500, e per evitare che poi noi venivamo giudicati male gliel'abbiamo data vinta, e così purtroppo noi sì, io ho detto forse gli era stata posta male la questione, perché mi ha detto giustamente aveva capito per come è stata posta, voglio dire, sarebbe stato giusto magari perlomeno prima di fare questo di chiamare la società e parlare con loro prima eventualmente e vedere come da farsi. Su questo tasto io vorrei cambiare più altra domanda, perché l'Aprigliano si era promesso perché voleva andare in guerra, noi in guerra non ci vogliamo andare e per questo abbiamo perseguito. Vabbè, però perché andavano anche da loro e chiedevano eventualmente poi quello che è avvenuto, perché io le voglio dire al prefetto per quanto riguarda la finale, che siccome l'hanno, come mai la partita precedente, no, se non erro il Trebisac c'era l'Aprigliano, non è andato da, il Trebisac non è andato da Aprigliano perché è stato minacciato, il prefetto questo, su questo non è stato informato, forse si sa questo, lo sa la Lega che l'Aprigliano ha vinto la partita a tavolino e poi ha vinto la seconda, però grazie al parente che non si è presentato perché l'Aprigliano si è lamentato. Vabbè, non vogliamo poi polarizzare, perché poi non ci sono quelli da Aprigliano, perché comunque noi però siamo qua per fare un campionato, però dico, visto che noi siamo aperti a tutti, sì, chiederò anche a loro almeno di rispondere a quello che sì, tu hai detto, perché è giusto che devo anche parlare anche a loro per quello che hanno detto, va bene? Io ti ringrazio giustamente, sei molto gentile, è anche molto aperto e molto, come dire, schietto, mi ha fatto piacere questo. Noi sappiamo, sì, aggiungere questo, se abbiamo la possibilità per quanto riguarda andare a Pigliano, voglio che noi partiamo di qua con lo spirito di andarci a divertire e che sia un giorno di festa quando andremo ad Pigliano, come abbiamo fatto noi, avevamo organizzato un giorno di festa perché abbiamo raggiunto per la prima volta un bel traguardo. E perché distruggere quei sogni che avevamo raggiunto, a fare una festa in modo che ne uscisse fuori una bellissima giornata, questo volevo dire, questo. Allora, siamo usciti un po' fuori, però voglio dire, sentiremo poi il presidente Pirò, anche lui, vediamo cosa ci deciderà, va bene? Grazie Guzzo.